L'allarme default per l'Italia, ci siamo? Ci sono tutti i professori, i tecnici adesso che scoprono il debito da una settimana. Comunque è questo il problema, che dobbiamo ripensare un mondo, non la politica, ma il mondo. Siamo costretti a fare un pensiero diverso, pensiero del PIL, della crescita, dei derivati, cioè il pensiero delle banche, un altro tipo di mondo, e siamo costretti a ripensarlo. Questo è fantastico perché ci dà un'occasione in questo momento di che non abbiamo più niente da perdere. Ma l'uscita dall'euro? E l'uscita dall'euro sarà, secondo me, scontata. È già scontata. E il salvataggio del fondo monetario non... Ma il fondo monetario... La sovranità, la democrazia... Certo, ma il fondo monetario non ha mai salvato nessuno. Ti presta invece che al 6%, al 4%. Non salva nessuno. Sì. Quindi siamo sempre col debito, aumenta il debito, i tassi si accumulano perché il debito poi sono tassi composti e non ne usciamo mai più, non ne usciamo mai più. Quindi abbiamo una grande opportunità oggi, grandissima opportunità di dire basta, basta. Questo è un governo di tecnici, banchieri, referenti non eletti da nessuno, via, allora via, cerchiamo di resistere un pochino e poi questa gente deve essere scomparsa. Ma non vedi questi politici adesso come scompaiono nell'immaginario, cioè sono ombre, cioè Casini e questa gente che senti le voci, non li vedi neanche più, è un Alzheimer collettivo fantastico, te li dimentichi e poi dimenticandoli ti senti bene, ti senti bene ma non sai perché, perché ti sei dimenticato di questo. Anche il nano è ormai sembra distante anni luce, sembra distante che sia andato via da anni. Però ieri ha parlato. Sì, ma lo fate parlare, siete voi i medium di questi morti. Sono finiti, è finita un'epoca, finita i partiti, sono finiti questi. Noi abbiamo il dovere di immaginarci un'altra cosa, anche un altro tipo di informazione, perché se ne avessimo avuto diverso, insomma, l'informazione... Il governo Monti dove ci può portare? Tu hai scritto una lettera a Monti. Sì, ho scritto una lettera, ma Monti dove ci porta? Ci porta dove ci porta la Merkel, dove ci porta Sarkozy, dove ci portano queste persone che noi non conosciamo, che dettano leggi su milioni di persone, non sono eletti da nessuno. Quindi non ci può portare. Qui non è una crisi dell'euro, è una crisi della democrazia. Democrazia cos'è? Io voglio dire la mia su un sistema che mi sconvolge la vita, perché ci sta sconvolgendo la vita, ci sta sconvolgendo la vita dei giovani, dei nostri figli, di trovare casa, lavoro, ci sta sconvolgendo tutto. Anche futuro. Quindi certo, quindi io devo dire la mia e ho voglia di dire la mia. Quindi dobbiamo interpretare un altro tipo di democrazia. Le banche devono essere nazionalizzate, devono essere sotto controllo dello Stato, bisogna togliere tutti i monopoli perché siamo in un feudalesimo economico che fa veramente paura e poi ricominciare a che cosa produrre, quale sarà la nostra industria fra 30 anni, come ci muoveremo fra 20 anni, quale sarà il tipo di energia fra 20 anni. Io voglio parlare di queste cose. Cioè che cosa l'Italia ci consegnerà il governo Monti? Ma la stessa, ma non ci consegna nessuna Italia. Non ci consegna nessuna Italia perché quando prenderà una patrimoniale da quelli superiori al milione di euro, di 1500 euro non cambierà assolutamente, metterà un ICI o metterà una tassa su qualche altra cosa e penalizzerà sempre le fasce, quelle che pagano poi le tasse. Perché se noi guardiamo le patrimoniali, io la patrimoniale, essendo un reddito medio-alto, l'ho già pagata. Chi oggi ha investito in banche, chi ha investito in azioni, ha perso dal 20 al 30%, chi ha investito in bot ha perso dal 15 al 20%, chi ha investito in altre cose nella casa ci ha rimesso il 35%. La patrimoniale non è già stata pagata, perché dovevamo pensarci prima, perché metà del nostro debito è di banche estere, non è il debito giapponese che ce l'hanno in mano i giapponesi. Cioè siamo spacciati? Noi siamo completamente spacciati. Ma scusi, ma questo non è populismo, è antipolitica? Il populismo e l'antipolitica ci hanno portato a questo livello. Perché l'Islanda ha detto no, l'Islanda cosa ha fatto l'Islanda? L'Islanda ha nazionalizzato le banche, ha mandato via i banchieri, hanno riformato la Costituzione, quello che dovremmo fare noi, perché se parliamo di democrazia dal basso e parliamo di referendum propositivi senza cuore dobbiamo modificare la Costituzione. Se hanno messo in un cassetto un referendum sull'acqua, li hanno messi in un cassetto, il nostro del V-Day, delle leggi popolari sul Parlamento pulito,
in un altro cassetto, cioè i cittadini sono scomparsi da qualsiasi iniziativa. Ma la gente se ne accorge di questo? Se ne sta accorgendo, è chiaro. Guarda se gira un politico oggi per le strade. Niente. Sono finiti, i partiti sono finiti. Questo è un traghettatore di idee economiche sorpassate. Basta col PIL, basta con la crescita non dà posti di lavoro, li toglie. La crescita toglie posti di lavoro perché aumenta la produttività, meno male, perché vai a vedere la nave più grande trasportatore che trasporta i container del mondo, la più grande nave del mondo, ha 10 uomini di equipaggio. Ma secondo te dovremmo uscire dall'euro o no? Dovremmo tornare alla lira o no? Ma assolutamente, ci stiamo uscendo. Non è che possiamo decidere. Cioè è meglio uscire dall'euro? Assolutamente quindi. Sì. Grande. Assolutamente grande. Sì. Bravo. Almeno le persone che hanno i risparmi in banca, una casa, che cosa devono pensare? Adesso cosa devono pensare dei risparmi? Adesso si stanno già organizzando per uscire da euro la Germania e la Francia, di fare almeno un euro a due velocità. Si stanno già organizzando. Io non voglio dipendere, non voglio che la mia famiglia, la mia vita, quella dei miei figli dipenda da una decisione presa a Bruxelles da gente che io non ho eletto, che non conosco neanche. Quindi è semplice, qui c'è da ripristinare la democrazia, quella vera. Cioè il problema è come è stata fatta l'Unione Europea, cioè le basi su cui è stata fatta l'Unione Europea. Le basi magari erano giuste, erano culturali, hanno cominciato con una moneta unica, poi doveva evolversi, ma non si è evoluta, non si è evoluto assolutamente nulla. Si è evoluto le banche, i derivati, gli hedge fund, basta, è finita. È finita. Le banche, il problema delle banche, il problema serio, le banche devono diventare statali in questo paese. E sembra una brutta parola antica nazionalizzare le banche. Abbiamo Passera come ministro. Ma Passera, se vai a vedere le sue referenze, sono l'Olivetti che l'ha disintegrata insieme a De Benedetti, poi è andata alle Poste, se n'è andato, queste due cose. Che cos'è Passera? Che cos'è una banca? Che cosa deve diventare una banca? Una banca può stare in un giornale, può essere dentro un'impresa, può essere. La banca deve tornare a fare la banca, quella di aiutare la collettività dove è inserita. Fine. E le banche devono diventare così, non emettere soldi a babbo morto, emettere carte di credito, assegni e creare valuta dal nulla. Basta. Le banche devono fare le banche. Fine. Ma chi lo fa questo? Lo faremo noi. Lo devi fare tu, ognuno di noi si prende una responsabilità e si gioca qualche cosa. Ha comprato i BTP stamani. Scusate. Brava il BTP, dai. Per piacere, dai. Non ci sono vie di fuga, non ce ne sono più vie di fuga.